Buongiorno a tutti, oggi voglio, in questo nuovo video voglio parlare del ICP Ventura. Andremo a vedere insieme le sue caratteristiche, le sue peculiarità e vediamo un po' che tipo di aeroplano è. Come aeroplano sembra molto simile all'altro aereo ICP, il Savannah, ma in realtà è molto diverso. Sembra soltanto più allungato, ma la sezione di coda, le ali soprattutto, i montanti, il carrello e anche il muso sono completamente diversi rispetto al Savannah. È più pesante, è al limite per gli ultraleggeri in questa versione, 600 kg. Comunque però ritiene molte caratteristiche del Savannah, ad esempio. Vola molto bene in volo lento, è molto docile come aeroplano e non è velocissimo, anche se il Ventura è più veloce rispetto al Savannah con lo stesso tipo di motore. Infatti, più o meno in crociera siamo intorno ai 160-170 km/h di ground speed generalmente. Andiamo in cabina e vi dico un po' di numeri. Prima di dirvi un po' di numeri, voglio farvi vedere la cabina. Questa versione c'è anche come certificato 4 posti, ma nella versione ultraleggero, quelli che andrebbero per i posti posteriori, rimane come spazio di carico, ce n'è veramente tantissimo. Vi lascio la mia spanna per riferimento, ma è veramente grosso. Fate conto che qua dietro ci possono tranquillamente stare altre due persone sedute, più un piccolo vano di carico qua sopra. Quindi se lo prendete in versione ultraleggero è veramente ampio, qua dietro potete buttare dietro di tutto. I sedili sono scorrevoli, hanno due agganci qua sotto e possono scorrere avanti e indietro, cosa molto comoda, cosa che ad esempio il Savannah era come optional se non ricordo male, ma la maggior parte dei Savannah ha il sedile fisso. La cabina è fatta tutta in lastre di alluminio con una bellissima, secondo me, finitura satinata. Anche la V-bar è fatta nello stesso modo, ma come tutto il resto dell'interno. Unico lato negativo di questa configurazione è che si rovina facilmente, basta appoggiarci sopra veramente qualsiasi cosa e si graffia comunque. Da vedere molto bella, forse funzionalmente non troppo. La cabina è abbastanza standard, abbiamo i pochi breakers che ci sono qua, gli interruttori, abbiamo due manette e la cloccia Y. Allora, cosa ne penso della cloccia Y? All'inizio non ero un grande fan. Ha dei pro e dei contro, secondo me. Allora, il pro sono di sicuro che lascia veramente tantissimo spazio in cabina. Volando con la cloche in questo modo, davanti noi abbiamo un sacco di spazio, possiamo mettere cosciali, possiamo mettere veramente qualsiasi cosa, e cartine, possiamo aprirle. Insomma, è bello avere spazio davanti a sé. E comunque anche per raggiungere i pulsanti, gli interruttori, così non c'è la cloche in mezzo. Lato negativo, non è comodissima in lunghe distanze, perché comunque non si ha un bracciolo, non si ha niente, però devo ammettere che ci si può anche semplicemente appoggiare il braccio sopra e insomma io è come lo uso normalmente, si può pilotare benissimo anche così quando si è in crociera. Per il resto in realtà è abbastanza come sensazioni di volo va benissimo come se fosse una cloche normale, bisogna soltanto farci un po' l'abitudine, non è così male, ecco, dopo un po' che ci si fa l'abitudine. Abbiamo il paracadute balistico, abbiamo il riscaldamento in cabina che apre un piccolo sportello dietro il pedale destro del copilota, ma onestamente come tutti gli aeroplani con motore Rotax, il riscaldamento non è proprio la feature più ambita.
Un'altra cosa molto bella di questo aeroplano è che ha due manette, una per ogni lato. La cosa che però non mi piace, e che secondo me si poteva fare molto meglio, è la frizione della manetta. È questo dadino di plastica che si avvita, ma a parer mio o è troppo largo o è troppo stretto, quindi o è veramente dura oppure è troppo morbida. Non c'è molto una via di mezzo. Questo secondo me è una delle cose che forse in volo dà più fastidio di tutti. Un'altra cosa che non mi piace tantissimo è la posizione dei flap e del trim, che secondo me andava invertita, cioè era più comodo avere il trim più vicino alla manetta piuttosto che i flap. Comunque in realtà non... anche questa cosa qua è una cosa che ci si fa l'abitudine, ancora meglio sarebbe stata avercela sulla cloche. Un'altra cosa che non mi piace tantissimo sono i parasole. Sono messi secondo me troppo indietro e sono troppo piccoli, per dire sono appena 5 dita. E non voglio dire che non coprono niente, ma quasi nulla. Fate conto che questo è quello che vedo io nella posizione del pilota e questo è completamente abbassato, quindi la parte di Lexan di Canopy che copre è veramente minuscola e raramente ho avuto una situazione in cui questi qua mi siano serviti per coprire il suolo. Avrei preferito piuttosto o non averli oppure avere magari quei pannelli di vetro oscurante molto più funzionali di questi. Ok, per quanto riguarda l'impianto carburante, i CP, come tutti gli RCP, comunque come il Savanna, ha un impianto carburante abbastanza strano. Comunque il livello carburante si può vedere con un tubo in cabina da entrambe le parti. Ha un serbatoio da 36 litri per ala, per segnala. E comunque oltre a questo ha anche un indicatore della riserva che è posizionata, sono 6 litri il serbatoio della riserva, è posizionata dietro il sedile del passeggero e praticamente quando il serbatoio comincia a svuotarsi vediamo questo indicatore che va giù giusto per indicarci che stiamo veramente finendo il carburante. Comunque ammetto che il fatto di avere il tubo in cabina con la visione del carburante proprio a vista, il livello del carburante a vista è forse il modo migliore per visualizzare il carburante a bordo. Ok, adesso finalmente un po' di numeri. L'apertura alare sono 9 metri, abbastanza standard per VDS di questo tipo. L'altezza fino alla punta più alta del timone sono 2,72 metri. La larghezza massima della fusoliera, che si raggiunge più o meno alla fine della portiera, sono 1,16 m. Ok. Velocità di stallo. Velocità di stallo variano a seconda della versione, ma la versione da 600 kg che abbiamo qua sono 75 km/h in configurazione pulita, 70 in configurazione a 50% di flap, e invece a flap completamente estesi sono 67 km/h. L'avvicinamento di solito lo faccio intorno agli 90-85 km/h. E riesco a fermarmi ormai che ci ho fatto l'abitudine, costantemente quasi in meno di 300 metri. Ad esempio, ieri ho fatto un volo e sono riuscito a fermarmi in circa 180 metri, quindi sono riuscito ad arrivare molto corto. Comunque, si può veramente atterrare molto corti se si fa l'abitudine, non è assolutamente un problema. Anche il decollo è abbastanza corto, dichiarati sono anche qua 150 metri. Sì, diciamo un 200 metri abbondanti per la corsa di decollo in due col pieno di carburante, quindi pieno carico. Ovviamente siamo più leggeri, decolleremo anche prima. Questo aereo, a differenza del Savanna, ad esempio, ha un solo montante e questa è una delle motivazioni per cui riesce a raggiungere velocità più elevate rispetto a quelle del Savanna. AVG lungo tutta l'apertura alare. Ha questo dispositivo per cominciare a far stallare la radice dell'ala prima dell'estremità. E un altro difetto che abbiamo trovato da quando utilizziamo questo aeroplano è che il plexiglass o comunque l'Hexan sulla luce di atterraggio si crepa sempre.
probabilmente deve essere un difetto di costruzione, quando lo inseriscono, lo rivettano, devono mettergli uno stress aggiuntivo all'Hexan che lo che fa sì che dopo poco tempo si crepi. Un'altra cosa che non mi piace tantissimo è lo spessore dell'Hexan del canopy, non è molto elevato e è abbastanza fragilino, avrei preferito fosse stato più stabile, però in realtà in volo, grazie al fatto che è rivettato alla V-bar, non si nota molto. Le cose che mi piacciono, beh, sicuramente lo spazio a bordo è molto per essere un ultraleggero. Vola molto bene, in realtà è un aeroplano molto docile, non fa scherzi, è molto più stabile sull'asse di imbardata rispetto al Savannah, anche perché questo qua è un po' più lungo, e questo è ottimo, soprattutto in volo lento si sente molto come questo è più stabile rispetto ad esempio a un Savannah. E che dire, abbiamo un impianto frenante a disco su entrambe le ruote posteriori del carrello principale, è stato aggiornato da poco l'impianto frenante e effettivamente la differenza si sente particolarmente, ed è stato anche aggiornato il sistema di aggancio della balestra del carrello di atterraggio. Non si nota la differenza, però ICP dice che dovrebbe essere molto più robusto questo. Un'altra cosa che non mi piace, che avrebbero potuto fare meglio in ICP, è il sistema di ritenuta della linea frenante è fatto con delle fascette di plastica. A parer mio sarebbe stato meglio avere dei supporti in ferro gommati dopo per tenere la linea frenante, piuttosto che delle fascette di plastica. Comunque in realtà, funzionalmente parlando, non ha problemi, quindi va bene così. sarebbe stato solo forse un tocco un po' più, diciamo, di attenzione ai dettagli, anche perché è vero, ha qualche difetto, come ad esempio la manetta, ma hanno messo attenzione ai dettagli in molte cose. Ad esempio il montante ha la sezione a forma liquidale, a forma ellittica, scusate, ma gli hanno messo un fairing dietro per aiutare l'aerodinamicità, sia nel montante principale sia in quest'altro piccolino. Quindi in realtà hanno prestato attenzione ai dettagli in alcune cose, tralasciando forse altre, ma d'altronde un aeroplano perfetto non esiste. E tutti i comandi sono a cavi, questo qua ad esempio sono quelli del timone. Abbiamo i freni differenziali, cosa che non tutti gli aeroplani in questa classe hanno. Il setup per noi di questo aeroplano è abbastanza semplice, ma devo ammettere che è molto funzionale. Abbiamo chiaramente il solito anemometro, pallina, ferro di parcheggio, il tachimetro per il motore, la vertical speed, l'altitudine. Abbiamo anche un IFD che è in EFIS, funziona benissimo, fa da orizzonte, anemometro, altimetro, vario sbandometro, le ha tutte in questo piccolo strumento, veramente ottimo questo strumento. Usiamo un iPad con SkyDemon per la navigazione. Abbiamo qua le radio Funke sia per comunicazione che per transponder, e di qua gli strumenti motori classici, Rotax. Quasi dimenticavo una parte importante, abbiamo un Rotax 100 cavalli col carburatore, nella versione con l'iniezione, e l'elica è un'elica a passo fisso della Duke. La visibilità in cabina è molto buona, il cockpit è abbastanza basso, quindi ci permette una visibilità molto ampia dell'esterno. Infatti la visibilità su questo aereo è una cosa che mi piace molto, non è così buona come un aeroplano ad ala bassa, perché comunque da questa parte abbiamo l'ala, ma è comunque veramente eccellente, anche sopra di noi è tutto vetro e ci consente comunque una buona visuale. Abbiamo anche questi due finestrini del lato posteriore che sono utili quando si vuole guardare la pista, quando si è in sottovento. È vero, non possiamo vedere dietro, ma pochi aeroplani hanno questa caratteristica.
Passiamo ora alle superfici di controllo. Le superfici di controllo sono dei flapperoni sulle ali. Sono molto efficienti, sia hanno una buona risposta sull'asse di rollio, veramente mi piace molto, e anche il flapperone non crea troppa resistenza quando lo viene abbassato, vengono abbassati i flap. Dietro invece abbiamo un sistema più tradizionale di stabilizzatore ed equilibratore, ma comunque la risposta sui comandi è molto buona e anche abbastanza morbido da utilizzare, quindi assolutamente nessun problema. Anche il timone è un classico timone deriva. Sicuramente pensate anche, avreste pensato anche, come mai 2,73 m la coda per un aeroplano di queste dimensioni, avere una coda quasi 3 metri da terra sembra strano. L'hanno fatto per avere una fusoliera molto facile da realizzare, ed è anche per questo che il costo è molto competitivo di questo aeroplano. Come potete vedere, la fusoliera parte dalla cabina e continua dritta fino alla coda, e hanno soltanto rastremato la parte inferiore. Questo ovviamente provoca il fatto che la coda è molto in alto, mentre su molti aeroplani questa parte scende, comunque è più rastremata anche in cima. Che vantaggi ha? Beh, la rigidità torsionale della coda è abbastanza grande, perché comunque la sezione qui è veramente grossa. Ha il difetto, che però possiamo anche portarlo a nostro vantaggio, che durante una scivolata d'ala la sezione che viene presentata al vento è enorme, quindi veramente si sente. Non è il massimo, perché veramente si sente molto l'effetto, però se dobbiamo perdere quota e velocità in poco tempo, in realtà potremo anche usarlo a nostro vantaggio. Lo svantaggio è che se non siamo bene coordinati in una virata o comunque in crociera, la pallina è un po' fuori, quella sezione esposta all'aria fa sì che perdiamo un po' di velocità in crociera. Beh, come conclusioni, che dire? L'aeroplano è molto bello, a parer mio è un ottimo mezzo. Soprattutto ho trovato molte migliorie rispetto al Savanna, che mi fanno apprezzare questo aeroplano di più. Lo spazio in cabina, il fatto che è più veloce e non perde le caratteristiche in volo lento. Una cosa, ha un leggero dietro rispetto al Savanna, che non lo ha, e questo lo rende un pochino più stabile anche in crociera. Non è affatto una cattiva cosa. È molto facile da pilotare, non ha particolarmente difetti di alcun tipo. È un aeroplano veramente molto sincero. Non penso che ci siano aeroplani che possono volare più sinceri di questo. Spero che il video vi sia piaciuto e spero di avervi fatto conoscere un po' meglio questo ICP Ventura.